se la mettiamo qui. Facciamo questo. Che quello è buono. Pure avvelenato, bene. Facciamo questo. E poi arrivederci, Los Invisiboru. Perché non ha preso le frecce? Ah, perché sono diventato invisibile con l'oso, giusto. Ma ha ammaliato il principe, fugge. Fugge. O lui farà qualcosa. Ha usato una scroll. Pace mentale su Adramalic. A buffo. C'ha buffo. Boom. Sta protezione, cavolo. Vabbè, quando è il turno di Lose farà... Oh mamma mia. Il principe è pericolosissimo quando lo lasci libero così, eh. Questo deve ancora arrivare, non farà niente. Ok. Ma la domanda è, mi conviene veramente farmi Adramalic adesso? La risposta è no. Mi conviene farmi gli amici suoi. Questo non dovrebbe fare nulla. Forse tira una spell, ma mi sa che si rende. Dazing Mist gli ha fatto stordimento. Orso lupo, orso lupo. Buceio, vabbè. Ci è andata male. C'avevo qualcosa che levava stordimento. Decaying Poison, Burning. No, non c'ho niente che gli possa levare su stordimento a lui, vabbè. Questo ha tirato una mini cricca. Tu buffa tutti quelli che c'è intorno. Col Bird's Call. Knockdown. Beh, sul principe. Ah, fa knockdown away quello. Wow. Blinded, via. Nice. Bella botta pure. Questo si avvicina e basta. Sarà un bel fight. Però stiamo prendendo il controllo in maniera decente. Fortifica su Adramalic. Ce ne frega niente. Ce ne frega niente, almeno non per ora. Distruggila, zio, distruggila. Vediamo se ce la famo, secondo me no, però. Yeah! Invece sì, 1412, un ottimo crit. Un ottimo, ottimo crit. Dobbiamo cominciare a fare fuori i ragazzacci qua, amici suoi. Quindi mi avvicino a questo. Quella è lontanissima. Re è lontanissima. Farà forse una spell se riesce, ma se no si muove e basta. Stesso per il fa. Dobbiamo prima fare i suoi amichetti, perché gli add sono pericolosi. Se li lasciamo liberi iniziano a fare spell a manetta. Fortuna vuole che non hanno armor. Una drama li fa un milione di danni al nano. Vampirismo della sorgente. Non... Dai dannucci. Bei bei dannucci. Lose. Oh no. Questo qua è proprio telefonato. Un po' di danni. Questo secondo me non gli farà. È riuscito a terrorizzare
1. Non male. Qua faccio un po' di danni a lui, ma guarda lì. Buoni, buoni, un pacco di danni ho fatto. E mi lancio anche. Principe, turno del principe, fermi tutti. Allora, principe, vale la pena di sprecare due per la cura? Secondo me no. Secondo me no. Vale la pena però che io mi lanci qui. E questo è terrorizzato in realtà, io quindi mi direi addosso a questo. Crocchette proprio. Che crocchette. Gli levo l'armatura magica a questo. E adesso, adesso si ragiona. Mi prendo l'infermiera re e me la metto qua. Vieni, vieni. Vieni, vieni, che mo te le becchi un paio di crocchettine. Una. Tocca a Nanoman. Perché il nostro amico Nanoman mica scherza qua. Allora, questa qua non le posso tirare una spell diretta io, tra l'altro, che è molto male, però posso tirare una bella curetta OE, tanto per gradire. Posso metterlo qua lui. Posso tirare. Ecco, Blight non è male su Adramalic. Un po' di danni su Adramalic. Questa si muoverà. Sguardo a muto lente, ok. Ho mutolito tre target, tra l'altro. Bella, bella prova. Cricca. Adesso fa, si avvicina, qualcosa tirerà. Abbiamo seccati. Ce ne rimangono tre quindi di suoi sgherri. Non mi ha ghiacciato, no? Io ho sempre paura di Adramalic che fa un pacco di danni. Au. Esplosione cadaverica nella santa, ma quasi shottato il principe. Never mind. Però il principe ha resistito alla morte. Il resistì alla morte del principe è veramente, veramente qualcosa di alti livelli. Silenziamo Adramalic per il prossimo turno. Con lei io quasi menerei Adramalic fisso, onestamente. Per quanto ha voglia di... Ha voglia di... un colpo reattivo, non fa scomodo. Non si è presa l'attacco d'opportunità questa. What? Che ha zero danni, va bene. Principe, principe messo malissimo. Principe messo malissimo. È ora che si beve una pozza. È ora che si beva una pozione. Ce n'avevo una di quelle gigantesche. Eccola. Capirai. Capirai. Andiamo sotto Adramalic. Molto meglio stare sotto Adramalic. Cominciamo a ciupparla un po'. Tra l'altro mi sto levando la vita menandola. Non so per quale motivo. Ok. Turno di Ifan. Andiamo a menare questa. Nice. Non gliene posso dare un'altra. Che flop, quella era mega morta. Ah,
scudo magico. Speriamo che non colpiscano il principe, perché sta veramente a uno di vita. Benissimo, benissimo, benissimo. Principe, no, ah, lo vedo, ok. Gli diamo un po' tutto. Beh, io ho tirato tutte le cure della storia che c'ho. Direi che sta super ok. Mettiamo un totem di cura. Facciamo il nostro totemuccio di fuoco qui, che dà fastidio, andiamo avanti. Bah, quello si è preso un 360. Andiamo dall'infermiera Mi, che la stavamo finendo. Ultima botta, dai, 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 dai. Nice. Adesso tocca a Dramalic. Adesso tocca a Dramalic. Potrebbe non essere piacevole la situazione. Ma vediamo. La prima spell tanto ce l'ha counterspellata. Te piaceria, te piaceria. Fa vampirismo della sorella, l'ha fatto lo stesso. Au. 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 Un sacco di damage. Au, au. Au. Fuoco sacro. Fury, you are enraged with fury? Wow, ok, fury è buono, eh? Resistenze, cose. Quindi ogni volta che colpisci qualcosa, quando c'è quel debuff lì, fai fury sul target e fury è veramente forte. Dai, dai, che questi li stiamo proprio levando dai coglioni malamente, uno per uno. Buono. Il crittone ci stava tutto, però non muore. Non ci lascia ancora per il momento. Perché non è venuto di fuoco quello? Sarebbe dovuto venire di fuoco. Bel curino. Non ci abbiamo più cure, ma no, ho levato la spell dalla barra, ma. Guarda un po'. Vediamo che viene fuori. Termina il turno. Bella crocca. L'armatura magica è quasi down. Vai che questo gli diamo una botta, è morto. Fantastique. Adesso spostati qua. Andiamo a fare brutto ad Adaramalik. Ah, Dramalic, avevamo detto terra. Vai con la terra. Gli facciamo un bel silenzino, che male non fa. Un bel indebolimento, che male non fa. Poi facciamo questo a tutti. Yeah, incoraggiato. C'è ancora un po' di armatura magica. Che fa Dramalic? Proverà a tirare una spell, non la tira. Bitch. Aia, 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 aia. Oh, meno male. Meno male se l'è presa a buffo col totem. Mastro, mastro scemo. Adesso lo stanno pure. E vabbè, e adesso è fritto. Adesso è completamente fottuto a Dramalic. Chissà che ci droppa tra l'altro. Oh, che botta gli ho dato. Mamma mia, che crocchino. Bim bim. Ci spostiamo pure noi. Andiamo qua. Andiamogli a dare una bella bottarella, eh. Piano piano, a piedi così, senza dritto. Vai. Termina. Nanoman. Nanoman evoca qualcosina.
poi cacciamo un pallettone per curare e danneggiare tutti. Non gli ho fatto danno, perché? Withering. Danni. Danni e danni. E arrivederci. Ciao Adramalik. È stato bello finché è durato. Ciao ciao caro Adramalik. Dottore, cura te stesso. Abbiamo fatto 1000 achievements. Vediamo un po' Adramalik che dice qua. Mamma mia. Mamma mia. Allora, suo scudo, vabbè. Poco male. Minchia, poco male. Guarda che roba. Mamma mia, è enorme. Identifica. Questo è... È ricca questa armatura. Identifica. Brigante. Fuffa, beh, questo si prende comunque. Vediamo i suoi colleghi, i suoi vari infermieri. Questi sicuramente non ci avranno avuto niente addosso. Un po' di soldi. Infermiera sì. Altre casse. Mamma mia, ragazzi. Che carneficina. È stato un bel fight. E mi sarei aspettato che ci sarebbe stato bisogno di farlo più volte. Ma è stato più facile di quanto mi aspettavo. Adesso andremo poi a parlare con tutti quanti i vari spiritelli, eccetera, eccetera. Ah, ci sono anche... No, questi li abbiamo lootati tutti? Allora, Do... Re dov'è che è morta? Re, Mi, Fa, Sol... Dove sono gli altri? Madonna, ma qua c'aveva le pile di cadaveri. No, vabbè, che situazione. Che situa. Che situa, che situa. Vabbè, vabbè, salviamo. Poi andiamo a vedere tutta sta zona qua. Alright. Andiamo un po' avanti a lootare questo poison. Mentre mi sono fatto un bel tè. Un bel tè ai frutti di bosco. Piantine. Vediamo vedere se... Aspetta un po', non si sa mai, eh. Facciamo un double check. Tra l'altro queste robe che avevamo lootato... Avevamo visto che... Sì, minchia, questa qua, Asadunola, è veramente buona buona. Ah, io volevo vedere un attimo il nostro uomo, quello che si è caricato 15 casse qua. Chiuso a chiave. Non lo so, sai, quando droppi 15 chiavi, magari ci provi sempre. Ma in realtà io ho quella skill, c'ho knock, potrei fare knock e via. Oh, serve polimorfista 2, non è vero, knock e niente. Appunti del dottore. Paziente KV, diagnosi affaticamento, terapia. Enotera e sandalo scuro. Giorno 1, ansietà. Giorno 2, tremori a causa dell'insonnia. Panico crescente, tachicardia, eccesso di sudorazione. Allucinazioni, coma, morte. Conclusioni, successo. Ok, non credo che sia proprio un successone, ma se la vogliamo mettere così. Allora, vediamo se ci sono delle altre casse in giro. Qui l'abbiamo lootato alla grandissima. Il ritratto di un cavaliere. Allora facciamo un giro qua dentro, poi andiamo nella parte quella che avevo aperto di là prima, no? Artigli dell'inganno. Artigli ingannatori. Cassettina. Ma va a cagare, ci sono i pigiami qua. Ok, allora questo ci lascia pensare che facessero degli esperimenti anche sui bambini, peraltro. E ho notato adesso che le finestre sono tutte murate, come succedeva su Matrix, tra l'altro. Vediamo se c'è qualche indizio in giro, magari riusciamo a trovare qualche diario o qualcosa. Sarebbe interessante, magari il diario di un bambiniello. Buono. Non credo, ma
No, queste sono letti di adulti. Questo è il coso con cui abbiamo parlato prima. Qua addirittura hanno chiuso con la... Wow. Foglio di carta pecora. Carta pecora. Niente di utile, ma abbiamo lo spiritello del nostro amico Fa. Stavi dando la caccia a noi, maledetto. Io ti giro pure il tè mentre ti faccio capire che sei mega morto. He did this to me, but he's no more. I can feel his presence has extinguished. I am free. È tipo bollentissimo, mi sto squartando. Scusa, che domanda è? Chiedi allo spirito chi sia, come ha fatto a finire qui. È what? Ci abbiamo parlato? Glielo voglio chiedere per curiosità. I was a demon hunter. I tried to hunt down the thing that lived in the doctor's skin, but I failed. He made me a slave. Quindi non era stata neanche colpa sua, in realtà, diciamo. Beh, povero Chicco. Povero Chicco. Quindi non se l'ha neanche meritata la fine che ha fatto. Ah, sei libero, caro spirito. Addio, fattine. Lettera del dottore. Dottor Daeva, io so chi o cosa sei. Non desidero alcun trattamento e non ho bisogno di cure, ma ci sarebbe qualcuno che gradirei vedere, diciamo guarito. Sono disposto a pagare la parcella. GV. Abbiamo ucciso l'arcidemone, l'albero arcitale dovrebbe essere in pace ora, ok. GV, che cazzo è? L'arcidemone è morto. Sono curioso di capire chi sia questa persona GV. Questa persona Guild Wars. Qui facevano proprio gli esperimentacci, quelli brutti, che ci stanno i corpi detruppati. Tutti intruppati questi. Mamma mia. Qua hanno fatto un casino. Fa troppo ridere che puoi spostare tutto e mettere le robe e puoi fare le cose stupide. Pipi face. Allora, a parte le minchiate, vediamo un po' di qua è chiuso, ma c'è, c'è. Veramente. Ma veramente. Vai, Bomberman. Boom. Lui sì che spacca le porte, fatto bene. Bam. Ben fatto. Ah! Adesso sì che si parla qua, adesso sì che si ragiona. Segno, adesso che andiamo al piano di sotto, fammi fare un save game per sicurezza. Ma tra l'altro questa zona... Ma è un po' un peccato che non abbiano fatto... Tanto per, magari un pezzettino qui con un... No, però in realtà non hanno fatto bene a tenerla chiusa così, perché la casa è full murata, non c'ha neanche una finestra, quindi è giusto così. Parliamo un attimo con Do. Infermiera Do. Quindi erano tutti controllati loro. Tra l'altro c'è un libro sul tavolo che non avevo visto. Che libro è questo? Appunti del dottore. No, lo riprendiamo quello. Pasto. Come hai fatto a ridurti in questo stato, amica mia? Quindi praticamente tutti quanti erano cacciatori. Sei libera, amica mia. Fattin. Erano tutti quanti. Lettera del dottore. Stanno sparse un po' ovunque. Bisogna fare più attenzione. Ho seguito il suo consiglio, ma ancora questo disturbo persiste. Anzi, peggiora. Mio figlio è un caro ragazzo. Non posso sopportare di vederlo sprecare la vita in questo modo. La prego, se c'è qualcos'altro che può fare, darei qualsiasi cosa per salvarlo. Gern. Che credo che sia la GV di cui si parlava prima.
Paziente DD, diagnosi psicosi, terapia noce moscata, ipomea semi di papavero, muscoli rilassati, nessuna lucidazione uditiva, debolezza, nausea, sostiene di vedere i suoni. Che cazzo gli ha dato il Q2 LSD? Farneticazioni, convulsioni, sostiene di sentire i colori, a posto, morte. Conclusioni, successo, ok. Va bene, ma c'è questo pasto che sembra, guardalo lì che buono, mamma mia. Consumami un pasto subito. Mmm, che buono. Cavolo, più 20% cura, più 2... tra l'altro una cosa che io mi sono sempre chiesto è... Il 20% cura. 606, vediamo un po'. Ah, ok, quindi è quanto cura lui consuma. Vediamo, Adesso spariamo una cura al coso, al Princeps... Perché 606, quindi non è cambiato. Penso che il più 20% cura valga su chi è che cura gli altri. Il che è interessante comunque, sì. Vediamo un po', 606. Cambia un cazzo, bellissimo. Fantastico. Ma c'è qualcosa qui che io mi sono perso? Ah, una marionetta esplosiva. Ecco, infatti l'avevo vista nella mappa. C'è anche un blob. Gira la chiave. Ma non è Isbil. Giocattolo scemo. Simpatico, Ma non è il smile che ti disturba più. È l'ominous ticking del meccanismo beneath. Se esplodi adesso, caro mio, fallirà la tua missione. Ok. Cos'è questa messa in scena del giocattolo malvaggio? Ah, tra l'altro, però è scomparso quel giocattolino che avevamo beccato prima, cavolo. Isbil è morta. Non è più un tuo scopo. Adesso ci attaccherà. In that case, bastardo. In that case, boom, esploso. Vabbè. È andata come è andata. Cos'è questa cosa? Un seme un seme particolare. Questo seme è caldo al tatto, è strano alla vista, come se fosse spuntato da un'altra dimensione. Credo che vorrò rimediare presto un secchio. A parte che ce n'abbiamo sparsi ovunque. Vediamo se c'è un secchio qua in zona, così mettiamo quel seme. Oh, adoro i barattoli grotteschi con i gatti dentro in formaldeide, stupendo. E i piedi in formaldeide. Ma quello che ci serve adesso è un vaso. Oh, secchio anzi. Ma questo dovrebbe fare al caso nostro. Vediamo un po', combiniamo e vediamo che succede. Questo libricino, sono un bignami questo. C'è un bignami, leggi. Non abbiamo imparato nulla dal bignami. Allora, ho raccolto il secchio, vediamo un po'. Allora, combina, spero che sia uno di quei... Ecco, infatti. Per l'appunto. What? Non posso neanche combinarlo questo seme. Tanto smolla questo perché non è un secchio adatto. Ok, questo è curioso. Non si può combinare quel seme. Chissà a cosa serve. Intanto l'abbiamo rimediato. Qui non c'è nient'altro che ci possa interessare. Povera anima. Un ritratto senza nome. Lo prendiamo. Ma sì. Ma che ce frega, ma che ce importa. Jelly Room, leggi, questo già l'avevamo letto. Cos'è questo antico scudo dell'anello nero? Madonna, quando cambia. Non ha stat questa merda di scudo? Antico scudo dell'anello nero. Ah, questo posto non credo che sia un posto. Un posto a posto. Cosa ho fatto? Mm.
si può spaccare, no? Questa non si spacca.